viene anche come capitano, come capitano che mi stai considerando, perché se viene come capitano, diciamo, dobbiamo parlare della prestazione vergognosa del Catanzaro. Se viene come Nordi, come Atalanta, lei davvero è stato oggi il numero uno, perché Catanzaro già sullo 0-0 aveva rischiato di prendere dei gol, e lei questa volta è stato ancora una volta bravo. Io le dico subito che all'inizio del campionato ho capito che vuole che così non l'avevo vista, però mi sta Bueno, poi un giorno siamo a prendere un caffè insieme e magari parliamo io e lei poi. Devo dire che lei si sta comportando domenica per domenica meglio, oggi è stato il migliore in campo. Le chiedo, per una squadra che doveva vincere la Lega, prendere tre gol e con il portiere di casa essere il migliore in campo, cosa sta a significare? Sta a significare che abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere, una partita che era importantissima, e quindi inutile che sto qui a raccontare delle cazzate, che abbiamo preso un palo, un'occasione, abbiamo perso 3-0, uno scontro diretto in casa, quindi c'è solo da chiedere scusa alla gente e fare un mea culpa e soprattutto magari iniziare a farsi un po' qualche esame di coscienza ognuno di noi. Perché adesso la situazione non è bella e quindi c'è da registrare qualcosa e invertire la rotta immediatamente. Senti, non è che vi ha fatto male la buona prestazione di Lecce? Potrebbe sembrare così, e se così fosse vuol dire che abbiamo grossi limiti e non siamo pronti allora ad affrontare un campionato importante, non siamo pronti a fare quel salto di qualità. Io l'avevo detto, ne avevamo parlato con i ragazzi, insomma Lecce era una buona prestazione, ma se oggi dava continuità, così non è stato, quindi mi viene da dire che è stato facile andare a fare una buona prestazione a Lecce, tutto qua. Senti, viene anche da dire che magari, vabbè, naturalmente senza voler fare nomi e cognomi non è il caso, ma magari qualcuno non è da Catanzaro, comunque non è da Piazza Importante. No, beh, questo non... Non significa niente, insomma, ci sono giocatori che possono essere anche da Serie A, Serie B, insomma, non c'entra niente, sono discorsi in più, siamo qua e vuol dire che siamo da Catanzaro, altrimenti non saremmo qua, siamo tutti da Catanzaro. Il problema è che bisogna dimostrarlo e quindi dobbiamo dimostrarlo io, dobbiamo dimostrarlo tutti, dal magazziniere, dal massaggiatore, insomma, tutti dobbiamo dimostrare di essere degni di indossare questa maglia. Però detto questo, cioè, bisogna fare anche i complimenti poi alla sicura Leonzio, che secondo me ha fatto una buonissima partita e ha meritato di vincere, quindi al di là poi di chi merita o non merita, insomma, c'è da dimostrare sempre ogni domenica. Il problema è che a febbraio le Catanzaro hanno ancora gli stessi limiti dell'inizio campionato, ovvero problemi calci piazzati, e che quando si viene in svantaggio non si riesce a recuperare mentalmente, anzi oggi penso che dopo l'1-0 ci si è sfaldati totalmente. Ma tu parli di palle inattive contro, a favore? Sì, è normale che se andiamo a vedere i numeri, tu sei molto bravo a vedere i numeri, mi ricordo. Sì, è questo, però sicuramente dipende dalla mentalità, magari, da una cosa mentale. E quindi sì, siamo tornati, abbiamo fatto diciamo due passi indietro oggi e questo non va bene. E dobbiamo cercare ognuno di pensare a migliorare se stesso. Magari pensare meno alle chiacchiere, meno a tutti i discorsi inutili e concentrarsi magari un po' più su ognuno, su se stesso, cercare di fare le cose meglio, perché questo non basta. Senti, dicevi prima, giustamente adesso si fa anche difficile perché insomma siete stati fischiati alla curva, la curva non ha voluto che voi andaste giù, andate a lavorare, cuore, insomma, e adesso insomma bisogna stringere i denti anche perché arrivano partite sulla carta, portabile come sulla carta sarebbe stata portabile questa maniera, portabile non è fatto così, insomma, quindi bisogna essere ancora più forti per cercare anche di vincere adesso quella che è la diffidenza della piazza. Beh sì, partite facili non esistono, abbordabili neanche. Per quanto riguarda i fischi della curva, penso che ce li siamo meritati, bisogna prenderli, accettarli, però non bisogna farsi scivolare addosso, cioè bisogna che ci toccano, ci devono toccare. Perché i fischi devono indurci a dare qualcosa in più, a tirare fuori quella rabbia che poi serve per vincere le partite, serve per fare le prestazioni, serve
per migliorarsi, quindi in situazione ambientale qua si sta bene, cioè, è inutile che non siamo una piazza, qua si vive bene, c'è tutto per fare bene, quindi c'è da lavorare, c'è da rimboccarsi le maniche, ripeto, c'è da farsi un esame di coscienza, perché non posso venire qui a raccontare un 3-0 in casa con Sicura Leonzio e dire che abbiamo preso un palo, abbiamo sbagliato un'occasione o c'era un rigore che non c'era. Questo è, quindi. Va bene, dai. Grazie. Arrivederci.